tanto e poi quando li prendiamo non riusciamo poi a investire sul futuro, no, soprattutto dei giovani. Scusi, una domanda, un chiarimento. Cioè, non è chiaro se il mancato finanziamento è un cofinanziamento a sostegno della spesa per il nuovo aperto oppure il fondo già finito? Okay. Io lo so per finire. Ok, perfetto. No, non finisce, dopo 5 anni finisce. No, pensavo che avesse il prossimo vincitore di ERC, che ci parlerà è anche lui della Sapienza, è Roberto Ladigli, è professore associato al Dipartimento di Informatica. Allora, grazie, è veramente un onore essere qui. Io sono informatico, quindi sicuramente è più facile far capire, almeno per chi come me fa ricerca sperimentale, e quindi in aree in cui è più facile mostrare un risultato o almeno far capire a qualcuno che cosa si sta facendo. La ricerca che ho svolto sia nell'ambito di un progetto di IRC da oltre 1 milione di euro che di altri progetti finanziati, per fortuna però direi ahimè, visto quello che si è detto, solo dall'Unione Europea e da aziende private come Google, ha a che fare con l'elaborazione del linguaggio naturale, quindi qualcosa che ci è molto vicina, perché tutti noi cerchiamo di colloquiare con il computer, cioè aspettiamo che il computer capisca di che cosa parliamo. E grazie a questi finanziamenti attualmente sono in grado di gestire un team di 10 ricercatori, tra cui 6 dottorandi e altri collaboratori. Quindi vorrei vedere con voi il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Allora, a me piace essere ottimista, quindi voglio vedere prima il bicchiere mezzo pieno, e questo vuol dire che diciamo, poche, sfortunatamente, persone che hanno delle idee estremamente innovative, che hanno la possibilità, il privilegio di poter gestire un grant IRC, hanno come me la possibilità di creare un gruppo di ricerca in Italia, cosa che è assolutamente direi impossibile, se non molto difficile, senza un finanziamento di questa portata. E questo grazie al fatto che con questi finanziamenti è possibile ad esempio pagare assegni di ricerca per importi superiori a uno stipendio medio italiano, altrimenti sarebbe impossibile attrarre ricercatori dall'estero, e io ho avuto anche questo privilegio di poter avere nel mio gruppo ricercatori statunitensi di altri paesi europei, e che ha reso ovviamente anche internazionale l'ambiente e quindi anche molto più prolifica la ricerca che abbiamo svolto. E con mio grande orgoglio, i miei studenti di dottorato sono attualmente a Microsoft Bing, all'Università di Cambridge, all'Università di Mannheim e in altri posti nel mondo. Questo va benissimo, quindi è il bicchiere mezzo pieno. E c'è anche un enorme interesse in quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo creato la più grande rete semantica multilingue al mondo, è un'enorme edizione enciclopedico che può essere utilizzato per la comprensione del testo automatica al computer in qualsiasi lingua, che ha destato un enorme interesse da parte di grandi aziende e utenti governativi. Questo è il bicchiere mezzo pieno. Il bicchiere mezzo vuoto, ahimè, ho dovuto preparare 2 diapositive, mi sono dovuto fermare. Perché, allora, come sappiamo, come abbiamo visto, i finanziamenti italiani sono praticamente a zero, al contrario di tanti altri paesi che insieme ai finanziamenti europei godono anche della possibilità di ingenti finanziamenti nazionali. Manca un piano di finanziamento annuale di assunzione di ricercatori e professori, e con questo non intendo dire che non ci sia un piano di assunzione, però non è strettamente annuale come in paesi nostri vicini come la Francia. In Francia ogni anno allo stesso mese esce un bando per l'assunzione di ricercatori e professori, quindi tutti i giovani sanno che se non è quest'anno sarà l'anno prossimo, se non è l'anno prossimo sarà tra 2 anni, in Italia non si sa quanto, può essere quest'anno, può essere tra 10 anni, può essere tra 6 mesi, non si sa, e non sapremo l'anno prossimo cosa succederà. Data la prospettiva incerta, i giovani in gamba aspirano ad emigrare in altri paesi, che come ho detto va benissimo se poi tornano, se no noi abbiamo speso tantissimi soldi, abbiamo investito nei nostri giovani e poi regaliamo tutti questi soldi ai contribuenti all'estero.
Infine, ancora il bicchiere mezzo vuoto, tanta burocrazia, si perde tantissimo tempo in scartoffie, è tutto molto difficile. Io ho perso due ricercatori bravissimi, stranieri, che hanno capito che sulla base della lungaggine amministrativa non avevano la certezza di poter trovarsi in Italia quando avrebbero voluto. Il ricercatore americano che avevo assunto, poi dopo un anno ha capito un attimo l'ambiente e ha detto sai che certo non negli Stati Uniti. E vi do anche una notizia che magari è molto tecnica ma cerco di spiegarvela bene. Dal nuovo programma quadro Horizon 2020 noi a oggi non possiamo rendicontare i giovani ricercatori. Quindi se io adesso ottengo un finanziamento europeo non posso rendicontare un assegnista di ricerca. Questo quindi rende impossibile svolgere qualunque progetto di ricerca serio che duri 2 anni o 3 anni, perché non posso assumere un ricercatore a tempo determinato per un progetto che ne dura 2 se il ricercatore lavorerà per 3 anni. Sarà comunque assunto dopo 6 mesi, 1 anno dall'inizio del progetto. Infine, il mondo dell'industria non è sufficientemente pronto e stimolato, questo è un problema generale, però chiaramente la politica potrebbe fare qualcosa, ad investire in ricerca e sviluppo nell'università. Cioè io paradossalmente ricevo richieste da tutto il mondo, tranne che in Italia. E quando cerco io di stimolare le aziende italiane, non capiscono bene perché dovrebbero investire dei soldi nella ricerca. Questo è il mio intervento, io spero solo che questo bicchiere che attualmente si sta svuotando sempre di più, lo riempiremo in modo tale da almeno beverarci alla fonte della ricerca. Grazie.